Ciao a tutti e ciao a tutti. Jump Blues. Blues. Ragazzi, in onore del grande Eric Clapton, di cui avremo il nuovo album dal vivo che vi preannuncio strepitoso domani, oggi special sui vinili blues che abbiamo selezionato per voi. Qui c'è la storia, ragazzi. Partiamo in ordine alfabetico. Brothers and Sisters dell'Allman Brothers Band, capolavoro assoluto, registrato questo vinile in presa diretta, qualità strepitosa. Il Southern Rock dei Blackfoot, grandiosa band americana di rock sudista. Loro mi fanno impazzire, sono uno dei pochi gruppi Southern che mi piacciono. E poi, grande Clapton con Slow End, questa è una carrellata in attesa domani di fare la recensione dell'album dal vivo, questo è il famoso Unplugged, edizione doppio vinile. L'inizio con i Cream, dove abbiamo Disraeli Gears e Fresh Cream, tutti i capolavori questi, ragazzi, eh? Il grande Bo Diddley, che ha influenzato tantissimo i Rolling Stone. Questo è un album che ci tengo tantissimo. È un live acustico in Grecia ufficiale di John Hammond. Ragazzi, è un live con chitarra acustica e armonica. Voi non avete idea di quanto sia bello questo disco. Qualità audio strepitosa perché è ufficiale. Il genere, tanto per capirci, potrebbe essere un George Thorogood in chiave acustica. Grandissima verve, grandissima scaletta. Questo ve lo consigliamo anche perché è molto 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 raro, non è facile da trovarsi. Vince al disco di Perry, Janis Joplin, grande Janis. Non poteva mancare anche Jimmy, no? Che facciamo, Jimmy lo lasciamo da solo? Questi sono tutti i dischi secondo noi che sono essenziali per chi deve iniziare ad avere una piccola collezione di dischi blues o di rock blues. Grande Jimmy, grande Jimmy. Uno dei pionieri, il fondatore, per alcuni il chitarrista più grande della storia. John Mayer con Eric Clapton, con giovanissimo Eric Clapton, facciamolo vedere, guarda la scaletta, quella dietro. Questo poi è un altro dischi epocali, epocali. Il grande Taj Mahal. Scusatemi la tosse. Te preoccupare. Altro gruppo di rock sudista, Molly Hatchet, sempre sul genere, questo più sul versante quasi heavy metal blues. Grande grande gruppo, rock sudista violentissimo, pure questi sono straordinari. Shaggy Otis, altro grande disco con pezzi di Cerberio, mm-hmm. Mito e Divinzo, veramente splendido. Per me il disco più bello di Gary Moore studio blues è questo, After Hours. Vabbè, quel nuovo di John Mayer, ragazzi, è inutile dirlo, io lo ritengo un capolavoro. Altro disco epocale, Abraxas di Santana e Caravanserrai, nonché questa raccolta del primo periodo. Ed infine chiudiamo col grande Pat Travers con questo album dal vivo. Lui, il genio Pat Travers, stile Gary Moore, sì, Gary Moore prima maniera, qui dentro, guardate ragazzi, guardate la scaletta, ci sono Pat Roll e soprattutto Tommy Aldridge alla batteria, il grandissimo Tommy Aldridge ora con i Whitesnake. Domani faremo la recensione di nuovo Eric Clapton e poi faremo un altro special più tardi sul rock progressivo. Tutti questi vinili li trovate su www.vinistrike.com e in onore di Eric Clapton, Eric Clapton Jump!